ripeto, ma non credo che per così poco si possa essere correlati, poi essere correlati di fronte alla verità è sempre un titolo di merito, ma nel caso appunto dicevo delle conti economici delle mostre precedenti, peraltro qui c'è una splendida delibera, anzi il resoconto di CSU sulla mostra precedente, che porta dal punto di vista dei ricavi, sono stati di 119.379 euro superiori al budget e come risultato complessivo della mostra ha avuto un utile di 52.791 euro. Quindi la mostra dell'anno scorso ha chiuso i suoi conti con un vantaggio economico. È chiaro, l'abbiamo detto, sono stato il primo a riconoscerlo, abbiamo avuto anche anni di sbilancio, ma la ricchezza creata per Como, che è stata certificata dalle università, tra l'altro non è solo Iurme, Bocconi e Cattolica, tutti oggi sanno che ci sono modalità scientifiche per la misurazione dell'indotto e negarlo è una eresia, e quindi la ricchezza creata per la città è stata di diversi milioni di euro. Anna? Non so cos'altro aggiungere rispetto alla presentazione che ha fatto Sergio, però ricordo le parole dell'assessore Cavadini quando in commissione consigliare che si occupa anche di cultura ha presentato la sua mostra e l'atteggiamento che l'assessore ha avuto. Io ritengo che per il bene della nostra città sia opportuno che tra rappresentanti all'interno delle istituzioni si cerchi di lavorare insieme per offrire alla nostra città le migliori politiche. Credo che l'atteggiamento con il quale l'assessore Cavadini anche in quell'occasione si è rivolto a Sergio Gaddi, che è stato per 9 anni il curatore delle mostre di Villa Olmo, dicesse invece di un atteggiamento completamente opposto, di chiusura, perché si voleva cambiare passo. L'assessore ha detto, ed è a verbale di quella commissione, che le mostre di curate da Sergio Gaddi non avevano avuto l'indotto che le università e i centri di ricerca hanno documentato secondo lui, e che del resto questo era dovuto al fatto che Villa Olmo si trova in periferia e quindi difficilmente chi andava a visitare la mostra poi visitava anche la nostra città. E invece grazie all'idea di organizzare parallelamente l'esposizione su Sant'Elia in Pinacoteca, questo avrebbe profondamente mutato le sorti dell'indotto per la nostra città. Io credo che il clamoroso flop di questa mostra, il numero miserevole di visitatori che purtroppo sono andati a vederla, dica invece tutt'altra verità. Allora, io non ritengo che Villa Olmo sia in periferia, ma non ritengo nemmeno che questa mostra, avendo l'esposizione in contemporanea in Pinacoteca, abbia determinato un indotto per la città. Però forse, come ha fatto ieri sera Stefano Legnani, capogruppo del PD, che di fronte alle osservazioni che noi facevamo in merito alle aumenti della TARES nei confronti dei singoli, delle famiglie numerose, del 25%, del 199%, diceva, ma quelle sono percentuali, bisogna vedere i numeri in valore assoluto. Ecco, bene, in questo caso io credo che sia i valori in termini assoluti sia i valori in termini percentuali raccontino un'unica verità, purtroppo di un fallimento assoluto, credo dovuto al fatto che, e mi dispiace, invece di cercare la collaborazione e l'aiuto che era stato offerto da parte di chi egregiamente aveva curato le mostre in passato, si è preferito andare avanti da soli con, credo, un atteggiamento che non fa il bene della nostra città. A me davvero dispiace che Como abbia perso un'occasione quest'anno. Non vorrei che, se si insiste su questa strada come la giunta pare intenzionata a fare, ci aspettino altri 2 anni di mostre con poche centinaia di visitatori. Questo vorrebbe dire davvero togliere Como da un circuito virtuoso nella quale Sergio Gaddi e la Giunta Bruni l'avevano inserita, con un danno per la nostra città purtroppo gravissimo. E mi piacerebbe sentir dire da chi ha così strenuamente voluto questa mostra, di fronte a questi dati, che si è sbagliato. Non so se avremo il piacere. No,